chiamo sul palco Pier Camillo Frasca. Non c'è la musichetta, però. Sì, c'è quello che funziona. Salve a tutti, molte grazie per questa opportunità, per l'invito che mi avete rivolto a partecipare. Con molto piacere, sono venuto da Roma e torno a Roma. Per la prima volta ho usato la stazione di Reggio Emilia Medio Padana e mi ha molto colpito come in realtà sia così semplice creare un polo logistico semplicemente facendola una stazione in mezzo ai binari, capace poi di servire un'area così vasta, e uno pensa perché non ci avevano pensato tempo prima di farla e di rompere il, come dire, la consuetudine che vuole l'alta velocità essere soltanto un sistema per le grandi città. Ma questo non c'entra nulla con quello che volevo dire, se non che noi oggi, quando parliamo di innovazione dello Stato, dobbiamo partire dal contesto in cui viviamo. Noi viviamo un contesto in cui due grandi forze della nostra società, con cui siamo abituati a vivere, due colonne portanti, sono sotto pressione. La prima è il welfare, la seconda è la democrazia. Sono intimamente legate, se ci pensate, sono il sostrato della società che abbiamo costruito dopo la rivoluzione industriale, con chiaramente stratificazioni che venivano da prima. Ma in questa fase del nostro tempo, nell'inizio del XXI secolo, abbiamo proprio la percezione di come il welfare e la democrazia siano entrambi sotto pressione. E quando parliamo di innovazione dello Stato, dunque, dobbiamo cogliere il punto, le criticità che ci vengono dall'attualità, dalle elezioni, da ciò che è avvenuto negli Stati Uniti, da ciò che sta avvenendo in Europa. Se ci pensate, è lì il punto focale. La riflessione che facevo prima all'inizio rispetto all'alta velocità, in realtà è una riflessione che ho in mente da martedì sera. Quando vedevo i risultati delle elezioni americane, vedevo che dovunque, anche negli Stati in cui Trump ha vinto, la contrapposizione era sempre soltanto una, quella tra città e aree rurali. Anche negli stati in cui ha vinto Trump, la Clinton vinceva, come aveva vinto Obama, le aree urbane, con la differenza che Obama stravinceva nelle aree urbane e la Clinton si è limitata a vincere. E le aree urbane non sono state così sufficienti per la Clinton per sovvertire il risultato delle aree rurali. Questa frattura è una delle tante fratture che abbiamo nella nostra società ed è una frattura che ha tanto significato nelle due aree di criticità della nostra società, il welfare e la democrazia. È in discussione la democrazia perché chi vive lontano dai centri di potere, chi vive lontano dai centri di interesse, fa sempre più fatica a sentirsi parte della società e a sentirsi parte della democrazia. E contemporaneamente il welfare fa fatica a servire i reali bisogni della società perché non li capisce più, perché i bisogni classici della nostra società, in particolare il rischio di obsolescenza dato dalla vecchiaia, cioè le pensioni, oggi assorbe una parte troppo significativa delle risorse pubbliche, ma contemporaneamente non si rivolge agli altri veri bisogni della nostra società, che sono quelli dell'isolamento, che sono quelli della disoccupazione giovanile, che sono quelli della distanza tra chi vive in delle aree non servite dalla modernità e chi in queste aree ci vive e non capisce invece chi sta lontano. In questa distinzione oggi c'è tutta la crisi della nostra società ed è la base su cui noi dobbiamo ragionare se vogliamo innovare lo Stato del domani. Lo Stato del domani noi lo innoviamo non pensando di ripetere ricette del passato al mondo che ci è davanti, ma innovandolo completamente, capendo che i modelli centralisti, statalisti, dirigisti non funzionano più. Noi dobbiamo
immaginare uno Stato che sappia sempre più delegare, creare forme di sussidiarietà non solo verticale, cioè verso i territori, i comuni e le regioni, ma soprattutto di sussidiarietà orizzontale verso l'autonomia dei privati, verso il mercato, verso le comunità. E in questa differenza sostanziale, dando potere concreto ai cittadini e alle loro forme di auto-organizzazione, che troveremo la soluzione ai problemi di oggi. Chiudo con un'osservazione. Il mondo di oggi, e questo vale tanto anche se parliamo di innovazione dello Stato, non è più distinto in destra o sinistra, ma in società aperta e società chiusa. Il mondo aperto di chi vuol cogliere le opportunità della complessità e il mondo chiuso di chi le rifiuta e di chi, come dire, si fa schermo intorno alla paura, alle soluzioni semplici e illusorie. È in questa distinzione tra società aperta e società chiusa che vivremo il nostro secolo, il XXI secolo. Grazie. Grazie.